la variazione di bilancio all'attenzione del Consiglio Comunale. Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Enzo Moretto, presidente del gruppo del PDL. Hai annunciato voto contrario, al centro le polemiche anche sulla Via di Gruppo. Il problema è molto significativo, nel senso che i revisori dei conti qualche giorno fa hanno mandato una lettera al sindaco dicendo che non si possono fare manovre sul programma già approvato dal Consiglio Comunale a maggio se non si porta prima il rendiconto in Consiglio Comunale. Termine ultimo è il 30 di settembre. Detto questo, significa che le manovre di variazione di bilancio dovrebbero essere sospese prima dell'approvazione del rendiconto, ma ci sono anche altri problemi. Stavamo discutendo appunto di una delibera di variazione di bilancio che riguarda la manifestazione della Piedigrotta. Che cosa è successo? Che il Comune di Napoli ha partecipato con un bando ed un progetto ai POR regionali ed ha vinto, diciamo, questo progetto comunale per la cifra di 294.000 euro. L'assessore di Nocera, che tra l'altro stamattina è assente in Consiglio Comunale, cosa molto, diciamo, incresciosa, perché doveva essere lei a relazionare su come si è svolta la Piedigrotta. Noi abbiamo notato all'interno di questa delibera che di questi 294.000 euro c'era tutto un programma da rispettare. Io credo che nessun napoletano si sia accorto che a Napoli dall'1 al 16 si sia svolta la Piedigrotta. C'erano tante cose, tra queste una educazione alla vecchia Piedigrotta, c'è il ritorno dei vestitini di carta pesta che si dovevano fare dentro le scuole, dentro le parrocchie, tante altre manifestazioni che non sono state svolte. Allora noi vorremmo che la di Nocera ci dicesse effettivamente che cosa è riuscita a realizzare con questi 294.000 euro, di cui ben 20.000 per la comunicazione. Noi non abbiamo visto nessuna comunicazione in strada, manifesto o quant'altro che indicavano questa manifestazione. Per cui non ce la sentiamo di approvare questa variazione di bilancio, e simile a questa ve ne sono altre 6 che nel corso del dibattito avrete modo di ascoltare i miei interventi. Apriamo ora una finestra sulla politica nazionale, il caso Lazio. Da questo caso la politica, tutta la politica, ne esce molto male, con le ossa rotte. Ma vede, la politica in quanto tale, ecco, subisce purtroppo l'attacco dei media, l'attacco purtroppo di persone che sono scorrette, perché sicuramente nell'ambito della politica ci sono state delle scorrettezze, mi auguro che andando avanti diminuiscono e vadano a scomparire, ma vi sono la politica in quanto tale, c'è tanta brava gente che ancora fa politica per passione, ci crede, ci sono i nostri maestri del passato che hanno fatto politica, quindi io non dico che non ci siano stati errori, ma sicuramente bisogna essere molto più cauti nel parlare di politica in genere, buttare via l'acqua con anche il bambino con l'acqua sporca, quindi bisogna stare attenti a questo, perché poi non si contribuisce alla ricostruzione dei partiti, perché i partiti sono una cosa, la politica è un'altra, ma i partiti sono indispensabili per fare una politica sana, e con questo sistema ma si demolisce tutto e si fanno avanzare i grillini o quant'altro che poi alla fine non sono né in grado né ci sono le condizioni, hanno le condizioni per poter governare il paese anche in un momento così difficile. Quindi dico, stiamo attenti a non distruggere veramente quello che è stato la storia dell'Italia e tanti altri politici che possono tranquillamente essere la storia. Bene ha fatto la Polverini nel Lazio, facendo riferimento a quello che è successo nel Lazio, dare le dimissioni. Io lo dicevo qualche giorno prima che Berlusconi stava commettendo un errore dicendo alla Polverini resti lì perché se vai via ci può causare la perdita delle elezioni o quant'altro. Berlusconi avrebbe dovuto dire per primo vai a casa, metti in condizione che vadano tutti a casa, puniamo quelli che hanno sbagliato, quelli che sono corretti si ricandideranno, la gente sa che sono delle persone oneste, saranno rieletti senz'altro, ma abbiamo fatto pulizia. È opinione diffusa che ormai le regioni costituiscono un vero e proprio buco nero, che forse all'origine della crisi economica dell'intero paese ci sono proprio le spese
tazze folli delle regioni. C'è chi ne invoca ora l'abolizione, c'è chi propone l'istituzione di macro regioni e quindi riduzione del numero di questi enti. Ma sicuramente un'altra riforma per le regioni andrebbe fatta. Dire ecco aboliamo oppure bisogna togliere quello che oggi sono i meccanismi, vanno ridotti i meccanismi, sicuramente mi devono spiegare ai cittadini perché mai un segretario generale prende 180.000 euro annui, ha la disponibilità di farsi uno staff di altri 5 o 6 persone, tra l'altro con metodo discrezionale, sono persone di mia fiducia, tipo quello che è successo lì, la mia fidanzata, insomma sta lì perché è una mia persona di fiducia. Oddio, è chiaro che un tuo familiare per te è una persona di fiducia, ma deve essere una persona competente e deve ispirare fiducia alla città, alla regione, non certamente a chi la nomina in regione. E arriviamo a costi di milioni di euro. Ecco, su questo bisogna fare chiarezza a che cosa serve tanto denaro. Noi in Consiglio Comunale percepiamo un gettone di presenza che nella migliore delle ipotesi arriva a 1.020 euro lordi. Sono le coperture delle spese reali che un consigliere comunale fa. Se va oltre ce li rimette di tasca sua. Non si spiegherebbe, ecco, che un consigliere comunale dovesse prendere 30.000 euro come prende un consigliere regionale nelle regioni d'Italia. È uno spreco, sicuramente è uno spreco, perché ecco, l'importo da dare a un consigliere, prima di darglielo bisognerebbe fare la lista delle cose di cui ha bisogno un consigliere e poi gli si attribuisce il gettone di copertura finanziaria.